sento affrontare te, però sento. Ma con l'atteggiamento che abbiamo avuto un po' comunque nelle ultime partite, cercare di avere attenzione alla partita, su quello che posso dire che sarà molto molto complicata, perché il Roseto gioca un 4-4-2 corto, riparte con i giocatori davanti molto veloci, quindi cercherà di crearsi spazio alle nostre spalle per avere buoni contropiedi da fare, e questo non dovremmo concederlo, dovremmo essere bravi. Quindi mi attendo una gara difficile, non spettacolare, per come gioca il Grosseto, e quindi bisogna avere grande attenzione. Fate i pericoli sulle fasce, come si possono bloccare? Niente, bisogna cercare di non dare spazio, di aggredirli, di non farli girare, e soprattutto di spegnere le loro fonti di gioco, che comunque in mezzo al campo sono bravi, con Sonni, Carobbio, hanno grande profondità, e quindi vedremo, prepareremo la partita in questo senso, ma poi le qualità degli altri ce le hanno, e quindi non è che possiamo solo pensare a spegnere le loro qualità, dovremmo cercare anche di fare il nostro gioco. L'ultima domanda sugli infortunati, Simone e Tonucci, sono ancora. Simone forse recupera, Tonucci non recupera, insieme a tutti gli altri della settimana scorsa che sono ancora fuori.